14 persone sono state indagate dalla Procura della Repubblica per l'inquinamento del fiume Pescara. Sono in corso in queste ore le notifiche degli avvisi di garanzia nell'ambito di un'inchiesta che vede coinvolte anche due società. Le indagini, durate 2 anni e coordinate dal procuratore capo Massimiliano Serpi, sono state condotte dai carabinieri forestali, dagli uomini della Guardia di Finanza e dalla Guardia Costiera. I reati contestati sono a vario titolo quelli di inquinamento ambientale, gestione illecita e deposito incontrollato di rifiuti, inadempimento e frode in pubbliche forniture, lesioni come conseguenza di altro delitto, plurimi sversamenti e responsabilità amministrativa di persone giuridiche a seguito di reato. Posti sotto sequestro 26 impianti scolmatori di piena dell'impianto fognario di Pescara e l'impianto di depurazione e scarico del mattatoio. Nel corso dell'inchiesta erano stati già posti sotto sequestro 4 depuratori e 8 fosse IMOF. È giunta a conclusione una complessa indagine relativa all'inquinamento del fiume Pescara e affluenti del tratto finale dello stesso, all'esito della quale il pubblico ministero ha chiesto il suddetto provvedimento di sequestro preventivo, che il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara ha ritenuto di adottare con ampia motivazione. Questa mattina sono iniziate le attività di esecuzione del provvedimento del GIP con i sequestri degli scolmatori di piena dell'impianto fognario di Pescara, iniziando da quello posto nei pressi della zona Madonnina del Porto. È stato già eseguito. Il funzionamento degli impianti sequestrati non verrà interrotto, ma proseguirà in regime di custodia giudiziale affidata al funzionario del comune di Pescara. Viene ora eseguito anche il sequestro dell'impianto di depurazione e qui l'aggiunta rispetto al tema che abbiamo illustrato prima degli scolmatori e del sistema fognante, c'è anche un aspetto specifico che riguarda il mattatoio comunale di Pescara. Infatti presso lo stesso erano state riscontrate irregolarità nel suo funzionamento tali da giustificare allo Stato la misura cautelare odierna. Quindi è in questa non facile situazione che vi è questo odierno intervento della Procura e del giudice per le indagini preliminari. Nella doverosa ottica di salvaguardia dell'ambiente fluviale e costiero, tutto questo ovviamente nell'esclusivo interesse primario del pubblico, dei residenti, degli ospiti e di tutte le attività economiche. Nel registro degli indagati figurano Pierluigi Caputi e Luciano Di Biase, entrambi in qualità di commissario unico straordinario degli enti d'ambito della Regione Abruzzo, il primo in carica fino al 13 aprile 2016 e il secondo a partire dalla stessa data, Ezio Di Cristoforo e Vincenzo Di Baldassarre, entrambi in qualità di amministratori e legali responsabili dell'ente gestore HSPA, il primo dal dicembre 2008 al novembre 2013 e il secondo dal novembre 2013 al settembre 2016, Bartolomeo Di Giovanni e Lorenzo Livello, il primo in qualità di direttore generale responsabile dei settori progettazione e depurazione dell'HSPA e il secondo in qualità di direttore tecnico dell'ente, Giovanni Di Vincenzo, quale legale rappresentante dell'ATI Di Vincenzo Biofert SRL, Mario Dorante in qualità di responsabile tecnico della società Di Vincenzo Dino SPA, Alessandro Antonacci in qualità di dirigente tecnico del lato numero 4 pescarese e di responsabile unico del procedimento, Giuliano D'Alessio in qualità di presidente del consiglio di amministrazione legale responsabile della società Macellatori Teatini Società Cooperativa che ha gestito il mattatoio pubblico di Pescara fino al marzo 2016, Mario D'Alessio e Francesca Gagliardi, il primo in qualità di direttore del mattatoio pubblico di Pescara gestito dalla società L'Arte della Macellazione D'Alessio SRL a partire dal marzo 2016 e Francesca Gagliardi, amministratore unico della stessa società. Indagate anche la società ACA e la società L'Arte della Macellazione D'Alessio SRL.